diciamo, di cosa dice l'accordo Stato-Regione. Ok, allora sì, sarà una cosa proprio molto breve, giusto per mettere in evidenza quelli che sono i punti più importanti o perlomeno che noi abbiamo reputato più importanti all'interno di questo accordo. Allora, innanzitutto ricordo appunto che l'accordo della conferenza Stato-Regioni è stato approvato il 21 dicembre del 2011 e è un provvedimento piuttosto importante perché interessa potenzialmente circa 22 milioni di soggetti e più o meno 5 milioni di imprese, quindi una cosa che comunque ha una certa consistenza. Io procederò per punti. Il primo punto che ho messo in evidenza è la durata minima della formazione, quindi il fatto che l'accordo disciplina la durata e i contenuti minimi e le modalità della formazione e poi anche l'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici. L'altro punto che per noi è un punto centrale e nevralgico è che la formazione deve essere in qualche modo fatta in accordo con gli enti bilaterali. Quindi la formazione dei lavoratori deve svolgersi in raccordo con il sistema di bilateralità presente sul territorio. E quindi questa è una norma contenuta all'interno del decreto legislativo 81 del 2008 e quindi la formazione dei lavoratori e anche quella dei loro rappresentanti, quindi degli RLS, deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Il necessario coinvolgimento degli organismi paritetici si giustifica con la finalità di operare un monitoraggio sui percorsi formativi proposti, quindi evitare che ci siano dei percorsi formativi o inadeguati o addirittura inesistenti. È necessario però che appunto questi organismi bilaterali siano organismi rappresentativi, che quindi non si crei un problema, diciamo, di organismi che nascono un po' fuori dal nulla, che non hanno una reale poi rappresentatività. Qualora appunto la richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro deve essere comunque obbligatoria e in qualche modo si auspica che riceva un riscontro da parte dell'ente o dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico. E questo riscontro deve però effettivamente avvenire entro 15 giorni, altrimenti il datore di lavoro comunque può procedere. E qui è chiaro che la formazione deve essere svolta appunto insieme, in accordo con gli enti bilaterali, o può essere proprio anche demandata agli enti bilaterali stessi. L'altro aspetto che l'accordo prende in considerazione è quello delle metodologie didattiche. Quindi le metodologie didattiche dovrebbero essere improntate a privilegiare un approccio interattivo, quindi il più possibile, cioè il meno possibile frontale, che comporti in qualche modo la centralità del lavoratore, diciamo così, insomma, dell'apprendente, insomma, del corsista nel percorso di apprendimento. E l'accordo si occupa anche e apre in maniera significativa alle modalità di apprendimento e-learning, che in qualche modo però viene disciplinato e che è opportuno considerare comunque con una certa cautela, quindi c'è una forma di apertura, quindi viene anche disciplinato, quindi insomma l'apertura è importante, però ne vengono messi in evidenza anche i possibili punti critici. Ecco, poi io ho preso in considerazione soltanto la formazione per lavoratori, più che altro perché è quella di cui nello specifico ci occupiamo maggiormente noi. E quindi la formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti. Una formazione di carattere generale, della durata minima di 4 ore, per tutti i settori di attività. E questa formazione, ad esempio, nello specifico, può essere erogata anche in modalità e-learning. E poi c'è la formazione invece specifica, che ha una durata minima variabile di 4, 8 o 12 ore a seconda della macro categoria di rischio in cui ricade l'azienda che deve fare la formazione, che può essere questa macro categoria di rischio, può essere o bassa o media o alta. E questo è rilevabile dalla classificazione Ateco dei vari settori. E dunque, se tale criterio consente di stabilire con una certa rapidità
diciamo così, la durata minima dei percorsi formativi in qualche modo risulta però un po' generico rispetto ad alcuni rischi a cui i lavoratori sono esposti. E che quindi è necessario in qualche modo fare prima un'accurata valutazione dei rischi per poter capire effettivamente quali sono poi i rischi da trattare all'interno della formazione e del modulo specifico di quella formazione. Ecco, l'ultimo aspetto che mi sembrava importante ricordare è che è previsto anche un aggiornamento e l'accordo prevede quindi un uguale quantitativo di ore di aggiornamento, che è pari ad un minimo di 6 ore nell'arco di un quinquennio per tutte le figure considerate, quindi sia i lavoratori che i preposti che i dirigenti, che sono poi le figure considerate nell'accordo, anche se io vi ho riassunto soltanto un pochino la parte della formazione dei lavoratori. E questo indipendentemente dal livello di rischio dell'azienda. Chiaramente nell'accordo viene poi riconosciuta anche una certa importanza di quello che è l'ambito della formazione pregressa, cioè la formazione che c'è stata prima che uscissero queste norme. Questo.